13 custodie cautelari in carcere sono state emesse dal GIP del Tribunale di Catania e su delega della DDA sono stati portati avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania. I 13 soggetti sono ritenuti indiziati di associazione di delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. L'indagine, partita da settembre 2018-marzo 2020, prende avvio dalle attività dinamiche associative del clan toscano Tomasello Mazzaglia di Biancavilla, in seguito soprattutto del riconoscimento del presunto reggente operativo e capo promotore di Giuseppe Mancari, detto Upipi, storico elemento del vertice del clan, a cui è stata data la liberazione condizionale nel 2009. Le indagini prendono avvio dal tentato omicidio di Davide Massaro Galati, avvenuto il 9 settembre 2018 a Biancavilla. I militari dell'arma, attraverso le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, hanno riscontrato 6 estorsioni a danni di imprenditori operanti nel settore dell'edilizia, della ristorazione e del commercio. Chiedevano i soldi durante le festività di Natale, Pasqua e anche di Santo Placido, patrono del comune, e avevano pianificato di chiedere il pizzo anche agli stand allestiti per la festa. Chiesti 2.000 biglietti per le attrazioni delle giostre per i figli dei detenuti. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate il fucile Kalashnikov utilizzato per il tentato omicidio, ancora 5 pistole, una piantagione con 300 piante di canapa e 1 chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Confiscate anche 2 società, la MM Logistic di Miriana Militello e la MN Trasporti SRL, operanti nel settore del trasporto merci. Tutti gli introiti servivano a mantenere anche, non soltanto l'associazione, ma anche le famiglie degli affiliati. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno sottoposto a sequestro presso 2 esercizi commerciali siti in Termini Imerese e Misilmeri 154.000 circa articoli e accessori di vario genere privi di standard minimi di sicurezza. Si tratta di prodotti liquidi da inalazione della categoria sigarette elettroniche usa e getta, sprovvisti di codice univoco di identificazione e articoli elettrici, orecchini, rasoi, profumi, decorazioni per unghie, detergenti per trucco, fermagli per capelli, per orecchi, pennelli per ombretti, materiale casalingo, materiale elettrico vario, nonché sigarette elettroniche usa e getta contenenti di nicotina al 5%, sprovvisti di codice univoco di identificazione. Oltre al sequestro della merce sono state irrogate agli esercenti le sanzioni amministrative previste dal codice. È altresì è stata proposta all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la sospensione dell'attività commerciale. Gli esercenti sono stati segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza. Viene definito un comportamento inaccettabile quello di Ryanair, che invece di abbassare i prezzi ha diminuito il numero del 10% dei collegamenti con l'isola di Sicilia. L'intervento forte è naturalmente della politica. Il Movimento 5 Stelle denuncia che altro che riduzione delle tariffe, quello che diminuirà in Sicilia il numero dei voli, praticamente l'opposto di quello che volevano i siciliani. Ma l'intervento forte che auspica anche da Roma è quello del governatore della Sicilia, Renato Schifani. Da tempo avevo denunziato l'inaccettabile comportamento di Ryanair che con i suoi prezzi assurdi danneggia i siciliani e chi vuole raggiungere la nostra terra. Siamo certi che il governo nazionale terrà il punto facendo la propria parte. Da parte nostra faremo di tutto perché nuovi vettori possano raggiungere la Sicilia. Salvatore Cuffaro, segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana, lancia emozionato la ripartenza del partito. Lo fa attraverso un'iniziativa a Caltanissetta, ricordando che giorno 16 alle ore 10 a Palermo avrà luogo il congresso. Noi sabato facciamo il congresso regionale e poi nelle settimane successive faremo tutti i congressi provinciali che stanno a significare che è un partito democratico, un partito libero, aperto, plurale e democratico, dove non c'è una sola persona che sono io, anzi non ci sarò più leader in Sicilia perché andrò a fare il mio lavoro in giro per l'Italia. Ci sarà una classe dirigente che farà le liste per le comunali a Caltanissetta, presentando la lista della Democrazia Cristiana che torna nella scheda elettorale di Caltanissetta dopo tanti anni, e ci sarà la lista della Democrazia Cristiana anche in seno al Consiglio Provinciale, per la cui rielezione stiamo facendo una grande battaglia, perché noi vogliamo rifare le province, vogliamo ridare al territorio una rappresentanza provinciale che manca da troppo tempo, da quando qualcuno pensò
di chiudere le province andando in televisione, e pensiamo che una classe dirigente deve avere a cuore il proprio territorio, deve conoscere il proprio territorio. Le province sono la capacità di dialogare tra le autonomie locali e la regione. È chiaro che la Democrazia Cristiana avrà le sue liste, sia per le comunali che per le provinciali. A quelli che non vanno a votare, io voglio ricordare una frase di De Gasperi, che diceva: la politica la si fa o la si subisce. Chi non va a votare sceglie di non fare politica, di non partecipare al gioco della democrazia elettiva, e quindi subisce la politica. Chi sceglie di non partecipare rinuncia a poter essere protagonista nella scelta e fa sì che altri scelgano per lui, e quindi non ha motivo di lamentarsi quando le scelte sono sbagliate. Quindi non partecipare al voto, non andare a votare è una scelta perdente, perché si delega agli altri quello che ognuno dovrebbe volere per se stesso. Quindi se vogliamo cambiare, se le cose che non vanno bene non ci convincono, se le vogliamo modificare, partecipiamo alla politica candidandoci e cercando il voto, altrimenti non abbiamo motivo di lamentarci. Un'imbarcazione utilizzata per il traffico di clandestini è stata affidata dallo Stato alla Polizia Locale di Favignana. Sarà impegnata per l'attività di controllo delle coste e di tutela dell'ambiente nelle Egadi. I dettagli nelle interviste di Giuseppe Libero Carbone, comandante della Polizia Locale di Favignana, e Francesco Forgione, sindaco di Favignana. La storia di questa imbarcazione è alquanto singolare, perché proviene da un'attività illecita, nonché di un traffico di persone per immigrazione clandestina, ed è stata sequestrata dalla Capitaneria di Sciacca circa 5 anni fa. Il nostro comando ha fatto subito richiesta, attesa la mancanza di un natante che facesse parte dell'organico della Polizia Municipale, e dove la nostra richiesta è stata subito avallata dall'autorità giudiziaria di Sciacca, accettandola e dapprima affidandola temporaneamente, e adesso siamo nella fase dell'affidamento definitivo di questa barca. La barca è stata ceduta naturalmente senza alcun costo. Gli unici costi che abbiamo sostenuto come amministrazione sono quelli per adibirla e renderla più idonea possibile all'impiego di polizia, nonché dispositivi luminosi e sonori, e le livree d'istituto indicando il corpo di appartenenza. Sarà adibita al controllo delle coste, in ausilio anche alle altre forze di polizia presenti nel territorio, e volte alla salvaguardia della costa e della nostra area marina protetta. È un continuo dell'attività, perché già quest'estate il servizio è partito a giugno, non naturalmente con questa barca che arriva adesso, ma con dei gommoni in uso all'area marina protetta, e quindi il nucleo ha usato quei veicoli per il controllo delle coste. Sono state elevate diverse sanzioni, oltre le 200 ad oggi. E naturalmente adesso, con questa ulteriore imbarcazione, i controlli proseguiranno fino all'attuale scadenza del contratto del nucleo marittimo, che ad oggi risulta un nucleo temporaneo e precario, ma stiamo lavorando nell'ottica di renderlo definitivo e permanente. Una scelta importante e anche un'opportunità, un mezzo che serve per garantire la legalità, affermare i controlli al mare. Tutti noi sappiamo quanto ce n'è bisogno, garantire e tutelare l'ambiente. Un mezzo al servizio del nostro nucleo di polizia municipale a mare, che già quest'estate si è visto la grande mole di attività che ha svolto lungo le cale di Favignana e Levanzo.
In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico in Sicilia, l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano ha inviato un messaggio di auguri ai docenti, al personale ausiliario, agli studenti e ai genitori. Desidero farvi giungere, scrive in una nota l'esponente del governo Schifani, il mio cordiale saluto e il mio più affettuoso augurio per questo nuovo tempo di impegno e crescita, e vorrei che raggiungesse proprio tutti, studentesse e studenti, genitori, personale scolastico e amministrativo e tutti coloro che a diverso titolo contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre scuole. Non voglio limitarmi a farvi gli auguri, ma desidero sinceramente manifestare la stima e la fiducia per il lavoro che quotidianamente svolgete, che costituisce l'architrave del futuro della nostra terra. L'anno scolastico e l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, prosegue l'assessore all'istruzione, sono stati segnati da fatti di cronaca che hanno pesantemente segnato la scuola, nel caso della maestra di Castelvetrano che ha coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, o ancora la dirigente scolastica palermitana accusata di peculato e corruzione, lo stupro di Palermo che ha coinvolto diversi giovani, fatti che insieme alla piaga della violenza sulle donne e del femminicidio hanno portato qualcuno a parlare di fallimento educativo. I problemi, aggiunge l'assessore, non vanno certamente ignorati, ma penso che sia deleterio cedere alla logica del fallimento. Venerdì 15 settembre danza, poesia e musiche dedicate al mare saranno protagoniste nella sede del Museo del Mare di Siracusa. L'iniziativa è resa possibile grazie ad una collaborazione del Museo Siracusano con il gruppo sardo La Casa dei Suoni e dei Racconti, che prosegue così il suo impegno artistico nella creazione di un dialogo tra le arti, facendo tappa in Sicilia. La compagnia sarda giunge in Sicilia a Siracusa con lo spettacolo Il Mare Minore, con il doppio appuntamento di venerdì 15 settembre alle ore 18 e alle ore 20. Poesia, musica e danze racconteranno isole, lagune, rive e testimoni del tempo che passa, della storia e della memoria. La compagnia sarda ancora una volta presenterà una narrazione multidisciplinare aperta a sempre nuovi temi, contenuti e linguaggi, ma pur sempre nell'orizzonte dei racconti dell'uomo e del mare. La performance proposta vedrà in scena l'attrice e danzatrice Anastasia Bogash, la cui azione scenica si fonderà con la colonna sonora originale dal vivo creata dal musicista e compositore Andrea Congia.